Quest'oggi presentiamo i progetti, che dalla regione riguardano il sud, i progetti integrati con lo sviluppo, ma per l'area di Cosenza e una giornata importante perché arrivano 35 milioni per le aree di Cosenza e noi procederemo con interventi della sessione 5, della sessione gentile, salutiamo anche che sono presenti al tavolo qui dei relatori, insieme all'onorevole Moroni, l'onorevole Principe, che si è ringraziato, ci saranno il confine, si trova Palancanti, che illustreranno alcuni progetti, procederemo anche eventualmente alle domande da parte dei colleghi. Intanto il nostro ringraziamento va al Comune di Cosenza che ha messo a disposizione questa bella sala di questo progetto. E adesso la parola all'assessore Mancini per una prima illustrazione di cui siamo presenti. Grazie. Grazie. Oggi in tante parti d'Italia nevica, che a Cosenza piove, ma non piove soltanto acqua dal cielo, ma anche milioni dalla regione verso l'amministrazione comunale di Cosenza e l'amministrazione comunale di Vienne. Siamo orgogliosi insieme al collega e amico Pino Gentile di poter comunicare alle amministrazioni, ai loro sindaci, che saluto e ringrazio per l'ospitalità il sindaco Chiudo per la collaborazione, il sindaco Cavalcanti, per presentare in via libera da parte della regione dei progetti rientranti nel ISU, progetti integrati di sviluppo urbano che dopo un iter complesso e a volte anche un po' accidentato sono arrivati a compimento, sono arrivati a definizione. Quindi oggi noi possiamo dire ai sindaci, alle amministrazioni e ai cittadini, alle donne, agli uomini di Cosenza e di Vienne che a disposizione di questa nostra grande comunità ci sono 35 milioni di euro che se voi aggiunti ai 160 milioni stanziati dalla nostra amministrazione per il progetto della metropolitana leggera arrivano a circa 200 milioni di euro che l'amministrazione guidata dal governatore Scopelliti ha messo a disposizione a Cosenza di Vienne della Lombana e consentire, penso di interpretare anche il pensiero collega amico Pino Gentile, rappresentano una bella risposta che con orgoglio noi che siamo cosentini dell'amministrazione guidata dal governatore Scopelliti, un segnale evidente di quanto sia l'attenzione dell'amministrazione regionale nei confronti di queste nostre città. Quindi risorse cospicue che arrivano a questi territori. Il TISU, naturalmente i dettagli rispetto alle progettualità, immagino che saranno offerti dal sindaco Occhiuto e dal sindaco Cavalcanti. Per parte mia mi piace sottolineare il lavoro importante svolto in questi mesi dal Dipartimento Urbanistica guidato dal collega amico Piemaiello che doveva essere prima, poi un impegno dell'ultima ora lo hanno raggiunto a Catanzaro e dal Dipartimento che ho l'onore di guidare della programmazione che hanno portato a compimento questo iter di approvazione dei TISU. È stato un iter complesso perché dal momento della predisposizione dei progetti sono state variate tutta una serie di
indicazioni, soprattutto per quanto riguarda Cosenza, che con il cambio di amministrazione ha avuto anche un cambio rispetto alla idea della progettualità di sviluppo da adottare anche rispetto all'utilizzo di queste risorse. Quindi Cosenza, diciamo, ha abbandonato l'idea di realizzare l'auditorium su Viale Mancini, tra l'altro quell'area, come certamente sa il sindaco, da poco la regione ha definito il passaggio diciamo, di consegne di tutta quell'area, quindi oggi la regione è diventata tutti gli effetti proprietari di tutta quell'area, quindi poi insomma, insieme decideremo come utilizzare quelle risorse, diciamo, del patrimonio regionale. E si è voluta concentrare su due interventi molto importanti. Il primo è la riqualificazione di piazza Bilotti, e lì ci sono 19 milioni di euro, 16 di parte pubblica, altri 3 di parte privata che si potranno attivare attraverso, diciamo, il project financing. Quindi 19 milioni di euro circa per riqualificare, riammodernare, definire questo centro funzionale pensato dal sindaco Chiuto e realizzare anche questo progetto integrato in questa parte centrale, fondamentale, ma per tanto tempo non valorizzata per come meriterebbe piazza Bilotti. E poi l'altro intervento previsto dall'amministrazione è quello rispetto al parco fluviale, un'idea, ricorderei, diciamo, pensata e realizzata dal sindaco Mancini, rispetto alla quale l'amministrazione guidata dal sindaco Chiuto ha previsto interventi, diciamo, di 2,5 milioni con la realizzazione di diciamo, 5 aree polifunzionali da offrire alla comunità cittadina, di soltanto cittadina. Grande invece ha voluto puntare, naturalmente c'è il sindaco Cavalcanti che offrirà tutti i dettagli, su questo grande, importante, ambizioso intervento del complesso di Santa Chiara. Ci sono 20.000 metri quadrati che come dire, vedranno la realizzazione di questo grande, grandissimo bacino artificiale. Sono, mi sembra, una superficie superiore a 3 campi di calcio, uno attacco, insieme in seguito all'altro. E poi ci sono, mi sembra, 25.000 metri quadrati di aria verde, di aria attrezzata, che miglioreranno ancora quella nostra importante comunità. Insomma, sono, come vedete, 3 grandi progetti. Tra l'altro, io voglio sottolineare positivamente il fatto che le due amministrazioni non hanno dovuto disperdere le risorse in tanti vicoli, ma hanno dovuto canalizzare l'attenzione su 3 importanti progettualità. Oggi la Regione sottolinea positivamente la conclusione dell'iter di propria pertinenza. La palla la passa alle amministrazioni, quella comunale di Cosenza e quella comunale di Rende, ma non esce di scena. Oggi, come dire, siamo qui a dirci congratulazioni per quello che abbiamo fatto. Però, siccome abbiamo, diciamo, la pressante insistenza del governo nazionale e del governo della Commissione europea affinché queste risorse siano spese nei tempi previsti dal POR, ecco, noi da domani, da lunedì, diciamo, incalzeremo Cosenza e Rende affinché i tempi del bando, dell'aggiudicazione dei lavori, della realizzazione dei lavori e più complessivamente della spesa di queste risorse vadano a incanalarsi, diciamo, nelle direttive che ci impongono l'Unione Europea e il Governo nazionale. Ieri siamo stati a Roma
in un incontro del ministro Bacca, che diciamo in questo piano di azione di coesione cercava di castellare risorse, quindi noi dobbiamo fare in modo che le risorse vengano spese per quei progetti che sono definiti dalle nostre comunità, dalle nostre amministrazioni locali per questo territorio. Quindi noi tutti quanti insieme dobbiamo fare in modo che queste risorse vengano diciamo finalizzate a queste grandi, importanti e ambiziose progettualità che le nostre amministrazioni di Cosenza e di Rende hanno avuto la determinazione di fare. Questo diciamo è il dato amministrativo e il dato delle risorse. Qui in conclusione mi piace sottolineare anche il dato politico. Ci sono amministrazioni e personalità politiche con sensibilità diverse che però questa mattina e comunque nel corso di questa iter complesso hanno avuto la capacità di lavorare insieme, di far prevalere l'interesse della comunità all'interesse di parte. Quindi io sono felice che oggi, insieme naturalmente alla presenza del padrone di casa, il sindaco Chiudo, che ha avuto tanta parte diciamo, nella definizione di questa nuova progettualità, del sindaco Cavalcanti, che coerentemente è andato avanti con l'idea progettuale di Rende, siano presenti l'amico onorevole Morgone e l'amico onorevole Sandro Principe, che oltre a essere tanta parte dell'amministrazione comunale di Rende è anche capogruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale, è autorevolissimo esponente della più importante forza di opposizione alla nostra amministrazione, però come dire anche in questa occasione appunto io ritengo con la sua presenza diciamo di marcare che nel momento in cui diciamo le amministrazioni presentano fatti, presentano opere concrete a beneficio della comunità, ecco, gli steccati di appartenenza vengono messi da parte e si lavora tutti nella stessa direzione. Io credo che questo sia un segnale importante da non lasciare sotto silenzio. Accompagnamento ritengo di una giornata importante per la nostra comunità. Vi ringrazio. Grazie. Giacomo Mancini, lo ha detto già prima nell'intervista, che questa è una bella giornata per dare in Cosenza di me, assessore Gianni. Per aggiungere. Posso che aggiungere anche la mia soddisfazione per la giornata di oggi, perché quando ci sono queste occasioni, sono quelle occasioni storiche, soprattutto per la città di Cosenza, che non vedeva investiti 20 miliardi di euro complessivi, credo forse da un prendente, perché non è mai avvenuto che la regione finanziasse nel corso degli anni, ma ne Cosenza, ma credo lo stesso discorso vale per Rende, per cui oggi si deve festeggiare la giornata di oggi come un grande risultato, che è quello di un cospicuo finanziamento che viene speso a Cosenza e che viene speso a Rende. Sono finanziamenti che servono ad abbellire queste città, a migliorarle, a renderle ancora più utilizzabili per i cittadini, e sono quelle soddisfazioni importanti che consentono anche di creare un po' di lavoro, ma di creare anche delle opere infrastrutturali importanti per il futuro di queste città. Cosenza in particolare era, negli ultimi anni era messa veramente male, e devo dare merito, senza voler togliere nulla a nessuno, al sindaco Chiudo e alla sua amministrazione, che devo dire hanno fatto pressioni, hanno affrontato questo problema nel mese di agosto. Per un mese e mezzo, due mesi, ci sono state una serie di incontri con la regione per modificare
questo progetto, altrimenti si rischiava pure di perdere il finanziamento. Quindi oggi i finanziamenti ci sono e ci siamo convinti tutti che la bontà di quei progetti c'era ed era giusta, per non fare cose ripetitive, perché sarebbe stata una cosa ripetitiva quella di Cosenza e di Rente, e fare un'iniziativa come quella di Piazza Pilotti, che consente alla città veramente di rigovernarsi. Per Rente, l'amministrazione rentese sta facendo le cose che deve fare, sta facendo il lavoro da farci già, ci sono naturalmente i progetti, adesso si tratta di dare di grande impulso per spendere e utilizzare queste risorse. E io devo dire, devo rilevare che quando si fa gioco di squadra, quando si lavora insieme, alla fine i risultati arrivano. I risultati di oggi sono frutto comunque di un gioco di squadra, della squadra regionale che con Intesa Scopelliti ha voluto guardare e recuperare ancora una volta questi finanziamenti, alla squadra del Comune di Cosenza che ha lavorato in un certo modo riqualificando il progetto, alla squadra del Comune di Rente che è pure qui, che insieme a noi, insieme ad altri, fa questo tipo di festeggio a questa giornata. Poi la giunta regionale, naturalmente, Giacomo Mancino diceva prima, insieme a lui, a Iello, noi per la parte non diretta ma indiretta, abbiamo fatto pure il nostro lavoro, siamo qui a festeggiare e a utilizzare queste risorse. Ma non sono solo quelle le risorse, anche quelle dell'asse attrezzato, che sono i 160 milioni per i quali si sta lavorando e si stanno già predisponendo i preliminari. Ma da qui a poco tempo, se il Consiglio di Stato ci dà la possibilità di lavorare, credo una cosa che si dovrebbe risolvere in 15-20 giorni, e Cosenza sarà, Cosenza, Rende e tutto il comprensorio cosentino godrà anche di un bel po' di finanziamenti che riguardano il problema dell'edilizia sociale. Si tratta di 155 milioni di spesa in Calabria, di cui gran parte verrà utilizzata da questa provincia, perché i cosentini, gli amministratori cosentini, sono quelli che hanno partecipato di più ai bandi che abbiamo fatto. E qui ci saranno cospicui finanziamenti per questa nostra realtà cosentina e comprensoriale, e c'è necessità che questi finanziamenti vadano in porto al più presto, perché la gente ha bisogno di certezze, ha bisogno l'economia di muoversi, perché ci sono veramente difficoltà enormi, bisogna ricreare quel giro tra banche e imprese e artigiani che possa fare girare l'economia e che possa recuperare il discorso anche dell'edilizia in generale. C'è bisogno anche di queste grandi infrastrutture che servono a rendere questo comprensorio molto più moderno rispetto alla visione che alcuni hanno avuto in modo sbagliato, non lo dico polemicamente, in modo sbagliato, perché si sono disinteressati a volte di problemi importanti che invece sono problemi importanti che riguardano lei, riguardano Cosenza, riguardano tutto questo comprensorio, se consentire che va tarognato, ha saputo fino a montare un fumo, cioè tutta la valle del medio cratico che va aiutata in questo momento. Se noi come classe dirigente ci misuriamo su queste cose e non facciamo polemiche o ne evitiamo le polemiche e ci dedichiamo invece all'utilizzo delle risorse che ci sono, come abbiamo fatto in questa occasione, io credo che alla fine i risultati e le soddisfazioni ci saranno per tutti. Io, tra l'altro, a parte ringraziamento al sindaco Ciuto per le cose che ha saputo fare in questa materia specifica, perché io sono un buon testimone e co-protagonista insieme a Mancini e a Tagliello di questa vicenda, ma anche al sindaco Rende, che si è dato da fare pure lui, abbiamo oggi questo grande risultato. Io credo che andremo a vedere delle diapositive più tardi, sindaco, probabilmente per dimostrare
ai cittadini di questo complesso di che cosa si tratta, di che opere si vanno a realizzare. E poi la presenza di Principe, che c'è sempre, perché per la verità è la composizione, c'è sempre, vuol dire che ci tiene ai problemi di questo complesso, vuol dire che si tratta male, vuol dire che ne sei da vicino. Questo ci rende pure un tantino più forte, anche se abbiamo visioni diverse, perché uno è all'opposizione, noi siamo in maggioranza, però quando si fanno discorsi in positivo, anche polemiche in positivo, alla fine i risultati sono quelli di oggi. Io devo ringraziare anche l'onorevole Borrone che è presente, e forse non so se sono stati avvisati altri, ma di questo ci saranno altre occasioni. Io direi che lo faremo forse poi qualcosa su altri problemi che riguardano il comprensore, lo faremo da qui a qualche tempo, chiederemo ad Occhiuto di mettere a disposizione, che qui ha fatto oggi, la sala del municipio, e di essere coinvolto lui stesso, di essere protagonisti insieme a tutti quelli che siamo qui, ad altri che non sono qui, di alcuni problemi che, dei quali dobbiamo rendere partecipi tutti. Scoperlite la sua parte la sta facendo. E qualcuno dice, ma sai, ma lui guarda a Reggio, lui guarda a Reggio perché è di Reggio, ha fatto il sindaco a Reggio, quindi lo tirano per la giacchetta. Noi dobbiamo essere bravi a farlo guardare anche verso Cosenza e verso tutta la Calabria, e lui lo sta facendo, perché in questo modo vuol dire che i risultati dell'asse attrezzato, altri risultati che ci saranno, dimostrano il contrario, dimostrano che lui sta facendo il presidente di tutta la Calabria. Poi dobbiamo essere bravi noi, essere interlocutori validi, porci problemi seri e interloquire con problemi sui quali si esigono risposte. Le risposte di oggi sono quelle di questa giornata che è, secondo me, è una giornata di festa per Cosenza e per Venezia. Grazie. Grazie all'assessore alle infrastrutture, alle pubbliche, che non gentile. Adesso, prima di sentire anche gli altri interventi, passiamo subito al padrone di casa, che ringraziamo nuovamente per aver messo a disposizione di tutti i presenti la sala, e che adesso, oltretutto, ci parlerà di questi progetti, parlerà di Cosenza, il padrone di casa e il sindaco Mario. Grazie. Io vorrei dare un buongiorno a tutti, salutare i signori giornalisti, i signori del pubblico, gli amici presenti, l'onorevole Santo Pinti, l'onorevole Morrone, il sindaco di Rende. Consentitemi però all'inizio di ringraziare per quello che per questa sinergia che è stata molto forte, soprattutto nella persona dell'assessore Mangini, con il quale da subito abbiamo avuto una posizione forte per portare a compimento, diciamo, queste opere che adesso a breve partiranno. L'assessore Aieto, l'urbanistica, perché come sapete è stata una programmazione condivisa con la regione, partendo dall'assessore D'Aquilano, l'assessore Gentile, che per la verità è sempre presente, ci sta dando una grossa mano non solo come amministrazione, ma soprattutto alla città di Cosenza, perché tantissimi problemi stiamo cercando di risolvere nel suo settore specifico, quello dei lavori pubblici, e stiamo anche in qualche misura già nei primi mesi riuscendoci proprio grazie a questo supporto forte che abbiamo da parte della regione e ovviamente in primis nella persona del presidente Scopelliti, che è sempre attento, che noi sempre, vuol dire, costantemente chiamiamo per sollecitare appunto il suo intervento, l'intervento complessivo della regione e per le risposte che in questi pochi mesi stiamo avendo. Come sottolineava prima, il Gentile è una giornata storica per la città di Cosenza, perché queste opere che verranno appaltate sono per consistenza, anche per quantità di risorse, più importanti, della Cosenza, pensate di solo Piazza Pilotti, tra risorse private e risorse pubbliche, supera quasi 20 milioni di euro, come si poteva
Giacomo Mancini, e quindi in realtà è un'opera addirittura più consistente rispetto a quanto di Natale, figura adesso grazie a Filippo Gentile e al vice sindaco Carlo Gentile, che devo dire si sta adoperando moltissimo anche lei in questo, in queste attività, che non è presente per un motivo di salute oggi, di salute. Credo che è consistente non solo dal punto di vista della riqualificazione della città, del lato, come dire, urbanistico, del lato legato alla sostenibilità, alla vivibilità, ma anche, come se vogliamo prima, anche per un aspetto legato alle risorse che vengono operate in questo momento della città. Quindi risorse consistenti, pensate che solo quest'opera, che tipo di benefici porterà nella città dal punto di vista occupazionale, perché come sapete, soprattutto nei periodi di crisi, nel momento in cui ci sono delle attività di tipo edilizio, dei grandi cantieri, anche nel dopoguerra, c'è un modo di risollevare il tessuto sociale, quello di realizzare grandi opere. Noi ci stiamo adoperando, cercando di utilizzare al massimo queste risorse proprio per accelerare i tempi e realizzare il prima possibile per utilizzare queste risorse sul territorio. Io vorrei anche ringraziare veramente di cuore, è un ringraziamento non tanto dovuto, così come quello che diceva l'assessore Mancini, che ci ha seguito in questa fase proprio e ci ha consentito di arrivare a questo risultato, ma a tutta la struttura. Vedo l'ingegnere Zino, che anzi avevo invitato a sedersi, perché è stato veramente l'artefice poi dal punto di vista tecnico della regione di tutta una serie di attività che noi abbiamo portato avanti, così come l'assessore dell'urbanistica, Antonio Smart, non so se è presente tutto il team. Inoltre ringrazio anche i nostri tecnici, perché noi per motivi di tempo, come sapete, abbiamo dovuto fare tutte le attività all'interno dell'amministrazione, quindi con l'ufficio tecnico comunale, quindi il capo dipartimento Pecoraro, Cucine Pecoraro e i due dirigenti comunato e Matucci, perché tutte queste attività, sia di programmazione che di progettazione, sono state fatte all'interno degli uffici, perché altrimenti rischiavamo di perdere la possibilità di utilizzare risorse. Sono stato a Catanzaro l'altro ieri, insieme anche all'assessore Gamo, cioè un tecnico presidente, e lì abbiamo anche verificato che i tempi sono stringenti, addirittura c'era un acquisto di superbio già automatico a fine dicembre, che è stato superato grazie all'attività che ha fatto la regione complessivi, però vuol dire se non raggiungiamo degli obiettivi, non riusciamo ad impegnare, ad arrivare ad impegni giuridicamente vincolanti entro breve, quindi entro maggio, noi avremo, vuol dire, dei grossi problemi, cosa ne sapete. Quindi io credo che queste sono opere per l'area urbana importanti, poi lo dirà sicuramente anche il sindaco di Rente. Abbiamo puntato tutte e due l'amministrazione su progetti importanti, prima ancora, come dice il sindaco Cavalcante, meglio che sta di Rente, è una programmazione che viene da montagna, con un parco acquatico, che questo parco enorme, vuol dire che sarà un'infrastruttura importantissima per la città, così come anche, diciamo, gli spazi che noi qualificheremo nel centro della città, con questa misura di città creativa, dove riqualifichiamo gli spazi pubblici aperti e dotiamo anche gli spazi polivalenti, il museo, che poi si collegano a questa struttura preesistente importante del MAP, che si completa, cioè già con la via lungo Prati, con la via degli artisti. Quindi credo che, vuol dire, anche dal punto di vista proprio della pianificazione legata a una pianificazione sostenibile, a spazi aperti, a piazze, a verde, diciamo, questa misura, diciamo, dei piani di sviluppo urbano nell'area urbana, come potenza di rendere, ha visto proprio un'attuazione seria, pratica, rivolta proprio a quelle che sono le aspettative dei cittadini e le esigenze rinnovate di una società che va verso, diciamo, situazioni di questo tipo. Ma da bisogno di spazi aperti, di spazi che possono essere puliti, bisogna riqualificare le nostre città, e da questo, anche sotto questo profilo, quindi il piano di sviluppo urbano potenza rendere sia un piano che veramente offre, diciamo, queste possibilità. Io adesso a vedere un attimo velocemente i contenuti, diciamo, di questo piano. Andiamo avanti un po', le immagini prima di Piazza Pilone, ex Piazza Ferro, conoscete,
come sapete perfettamente tutti, questa è l'immagine della piazza, cioè prima delle immagini storiche della piazza che fanno prima velocemente su questa. Questa adesso la piazza è un contenitore di maniera, perché sostanzialmente non è una piazza, è un parcheggio di 150 posti auto. Questi posti auto addirittura aumenteranno perché saranno portati di meno di 250, ma sarà come sotto fuori. Questa è l'idea che la piazza è una grande piazza aperta, quindi una piazza sostanzialmente, andiamo avanti, la vediamo ancora meglio, che offre la possibilità anche di fare degli eventi, che offre la possibilità, poi si collega anche con il corso Manzini, con l'isola pedonale, e quindi diventa uno spazio pedonale che parte, diciamo, dal centro della città e arriva poi fino al municipio, andiamo avanti. Nella piazza è previsto anche uno spazio polivalente, una struttura, un museo. Lo stesso parcheggio è, come dire, in qualche modo ibridato con la funzione museale, cioè il cittadino arriva, parcheggia la macchina e si trova in una posizione dove il parcheggio, gli stessi percorsi sono il museo, gli stessi percorsi poi si arriva al museo, che è il vero museo virtuale, che sarà il luogo da dove parte il centro culturale, il museo all'aperto, e in questo modo avremo un'idea da questa, anche perché questa è la misura della propria città creativa, quindi in qualche modo anche questa funzione creativa è dominante, diciamo, nel progetto. Vedete, nel progetto noi abbiamo previsto, adesso voglio dire, siamo andati avanti con la parte di programmazione, che poi è passata dalla società urbanistica al settore programmazione, gruppo di valutazione, ma allo stesso tempo siamo andati avanti con la redazione del progetto preliminare, abbiamo preso poi tutte con la componente dei servizi tutti in una, abbiamo fatto la validazione del progetto e abbiamo preparato la disciplinare. Quindi noi la settimana prossima appaltiamo, diciamo, l'opera, appaltiamo con il sistema della concessione dei lavori pubblici, che è un sistema che ci consente poi entro 45-60 giorni di avere il progetto definitivo, dopo altri 45 di realizzare e di iniziare concretamente i lavori. Quindi prima dell'estate avremo l'inizio del concreto lavori, entro maggio, che è la data richiesta dalla regione, riusciremo a dare l'impegno giudicato regolato. Oltretutto con la validazione cercheremo anche di evitare problemi legati a eventuali ricorsi, però vuol dire, anziché mettere poi alla gara più possibilità, abbiamo messo anche delle ipotesi integrative, cioè noi richiediamo alla ditta, soprattutto il ripasso, non tanto come percentuale, diciamo, ma come servizi che si possono ricevere. E infatti Piazza Milotti, quella centrale che è contornata, saranno previsti dei lotti integrativi, delle opere aggiuntive, con tutta la documentazione che parte da Piazza Milotti, che arriva da una parte a Piazza Loreto e dall'altra a Piazza Scura, poi a Corso Manzini, da Corso Fera, che sarà anche pavimentata, in modo tale che l'impresa che partecipa possa, anziché, voglio dire, offrire un ripasso in termini economici, offrire un ripasso in termini di opere aggiuntive, in modo tale che noi possiamo pavimentare, cioè riqualificare tutta la parte centrale della città, che è la parte piazzale, che è una piazza scura, e avanti. Questo è il parcheggio. C'è una parte di questo è il secondo piano interrante, una parte di parcheggio in avanti, il piano interrante secondo, quindi sono previsti circa 250 parcheggi minimo interranti, quindi si aumenta anche l'offerta dei parcheggi. Questo è un vantaggio del commercio, perché avremo non solo le macchine che parcheggeranno all'interno, quindi la possibilità di avere uno spazio aperto sopra per servizi ai cittadini. Vedete che questa piazza si alza perché consente a questo museo, che si vede in alto sulla destra, vicino a Piedetto, all'inizio di Corso Fera, dove c'è il panorama dall'angolo, questa sorta di museo che è sottostante, quasi come fosse da un punto di vista funzionale e da un punto di vista proprio di per farvi un'idea, un po' come fosse un
una sorta di museo separato, tipo la piramide che c'è a Lusso, che esce da fuori e diventa questo museo museo, ci sono queste attività virtuali. La piazza, ovviamente, come vi dicevo, tutta la parte sarà pavimentata, quindi anche tutte le strade che andranno da Piazza Moreto a Piazza Scura, ma consentiranno però il flusso delle autovetture, mentre la piazza, a partire da Corso Fetta fino a Corso Lanzini, sarà tutta pedonale pavimentata. Questa è la parte di fronte. Questo è il museo che si apre di fronte al Corso Fetta, quindi questa parte più alta che poi c'entra all'interno, dove si svolgeranno, ci saranno questi spazi polivalenti, dove ci saranno magari anche le scuole che saranno visitate, e poi dire, sarà anche, tra le altre cose, nel disciplinare abbiamo messo anche la possibilità, la necessità che l'impresa possa offrire anche una soluzione di ambientazione per il museo all'aperto e per il, con la ricollocazione delle strutture e poi la manutenzione. Teniamo conto che in questa gara, proprio perché si tratta di servizi, di opere aggiuntive, quello che noi prevediamo è che l'impresa non gestirà il parcheggio per un certo numero di anni, farà poi la manutenzione della piazza, la gestione anche dell'illuminazione, gestirà anche la manutenzione del museo all'aperto, così eviteremo il problema anche dal punto di vista della manutenzione della scultura del marmo, e nello stesso tempo poi si farà un comitato tecnico scientifico, magari con la collaborazione con l'università, per gestire questo museo, sarebbe un museo virtuale. Ovviamente queste sono le procedure, dobbiamo mettere anche la pubblicazione del BAT avverrà in questo mese, poi andremo avanti con la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione. Abbiamo già stabilito, abbiamo già pronto il disciplinare, quindi la prossima sarà la visita alla gara e speriamo di avere la fine del lavoro così come nel bando entro fine maggio del 2014, quindi è un tempo molto limitato perché è un'opera così consistente. Abbiamo messo che non devo certi fondi più vantaggiosi in tutta una serie di situazioni, cioè quello di minimizzare il basso economico e massimizzare invece l'offerta dei servizi e ridurre anche l'impatto del cantiere per i commercianti che tirano delle attività perché all'interno dell'offerta che sarà presentata dalla legge che avrà giudicato i lavori, dovranno, secondo le nostre indicazioni, essere anche, dovranno essere previsti anche una serie di soluzioni che possono essere a vantaggio di questi commercianti che saranno per questi due anni, un anno e mezzo, sacrificati, diciamo, dall'altro. Questo è tutto quello che abbiamo previsto per comunque già sulle strade che sono previste, che non è previsto solo. Non è prevista solo Piazza Pilotti, ma come vedete c'è Via Linea, Piazza Scura, Cotani, Terreni, Simonetti, Via Galvezza, via. Quindi ci sarà una riqualificazione complessiva proprio del centro cittadino. Andiamo avanti. Vedete tutte le richieste che abbiamo messo nella gara, in modo tale che l'impresa, in questo momento, è un appalto di soddisfazione del Ministero delle Imprese, ovviamente offriranno più possibile servizi che non abbiamo richiesto. Avanti, questo è l'iter procedurale che non è proprio fatto. Noi siamo partiti da luglio, io lo voglio precisare, siamo stati fortunati ad avere questa collaborazione, questa sinergia molto forte con la regione, però noi ci trovavamo davanti ad un vincolo, a parte dato il merito, diciamo, del progetto comunitario autonomo che si va a fare sull'area di Anna Gini, che dal punto di vista della concessione di banca sarebbe stato molto discutibile, però noi avevamo, come diceva sottolineato, un'area che non era di proprietà, che solo adesso stata anche di proprietà della regione, che però vuol dire è portata in patrimonio a Ferrovie da Calabria per circa 1 milione di euro, che sono risorse che devono essere in qualche modo messe da qualche parte. Quindi se noi avessimo insistito in questo sottolineo, grazie proprio perché praticamente stataggine, ho trovato anche il locutore come dirette alla regione che hanno in qualche modo anche avallato queste scelte. Siamo riusciti a portare avanti questo progetto perché altrimenti saremmo stati dopo 3 anni, perché c'era un iter già che durava da 4 anni di riviso, ma che non era arrivato a nulla, cioè non era arrivato né all'acquisizione dell'area né all'individuazione del processo, che è stato fatto solo magari per l'attivamento del progetto, che non è stato da terminare da tutti, perché c'era una risorsa a Cosenza.
leggere, vuol dire ovviamente era andata per la sua strada e quindi aveva fatto le procedure che servivano, diciamo, che erano necessarie. Però Cosenza era arrivato con Tagliani, quindi noi in pochi mesi, dopo di noi, siamo arrivati in Argentina, ma siamo riusciti a cambiare la questa come diceva, come ricordava Giacomo Mancini, nel Picciu l'opera più consistente per quanto riguarda Cosenza è Piazza Pinotti, ma noi abbiamo inserito in questa idea della città creativa anche altre due opere. Questa opera partirà subito a ruota perché qui abbiamo la necessità di avere, abbiamo fatto anche un progetto preliminare, abbiamo rifatto la comunità dei servizi, ma stiamo aspettando il nulla osta paesaggistico, perché essendo, vuol dire, sul fiume, non bisogna di nulla osta, come sapete c'è un'area che noi abbiamo utilizzato durante quest'estate sul lungo fiume Festival, che vogliamo rendere vitale durante tutto l'anno, e abbiamo previsto questa via, viale degli artisti, dove ci saranno delle piccole botteghe che daremo poi agli artisti e all'artigianato creativo, e che poi, soprattutto durante l'estate, saranno poi inframmezzate da quelle attività che noi già in quest'anno abbiamo trovato. Quindi questa è già un'altra opera, è un'altra opera che è in attesa di essere appaltata, perché stiamo aspettando il nostro servizio. Quindi partiamo prima con l'appalto di condizione che non piazza di no, subito a ruota ci sarà quest'altro, ci andiamo avanti, questo lungo fiume che sarà attrezzato con queste botteghe, dove faremo anche un bando per avere poi la possibilità di votare questi artisti artigiani creativi. Questo è l'altro, qui ci sono, questo è ancora, questo verrà ancora più tardi, perché qua ci sono delle prescrizioni da parte della regione, con il ingegnere Zinno che abbiamo parlato, questo è il centro di valorizzazione della cultura rom, e quindi lo stiamo, da un punto di vista progettuale, lo stiamo rimodulando, ma anche e soprattutto c'è un altro problema, e questo ci sta dando una mano anche l'amico Pino Gentile, perché è un'area di attenzione meteorologica, e quindi stiamo superando questi problemi tecnici, quindi questo appalto, anche se compreso finanziario, ci vorrà qualche mese in più, perché dobbiamo risolvere questi problemi tecnici. Ma anche questo è importante, è una sorta di riqualificazione di un mercato, quindi è un'opera di archeologia industriale che viene riqualificata e viene ridata alla città come centro di valorizzazione della cultura romana. Quindi risolve anche un problema rispetto ad alcune categorie, e quindi vuol dire anche sul paese è un po' più bravo, quindi io definito, ringrazio, ripeto di nuovo il direttore, io penso che adesso il sindaco che lo scambi farà vedere anche parlerà dell'opera un'opera importante che io credo che con queste opere veramente riusciremo nell'area urbana a ridisegnare, diciamo, di questa città, e saranno i miei cittadini a usufruire di questi spazi. Spero proprio che possano concludere i lavori nel tempo possibile, quindi speriamo di non avere il doppio, diciamo, nei mesi successivi tali che possano in qualche misura rallentare questi tempi ormai giunto alla conclusione. Grazie. Grazie al sindaco di Cosenza Mario Pinto. Tra l'altro vorrei ringraziare anche i colleghi degli uffici stampa, sia di Cosenza che di Lentura, per l'avvio assistenza. Vorrei salutare per la relazione di questo incontro. Vorrei salutare Lorena Magaroc che è arrivato proprio qui sul tavolo. Abbiamo dato nel corso delle esposizioni. E adesso sindaco Cavalcanti, la parola a lei, sindaco di Vittorio Cavalcanti, per quello che è il progetto per quanto riguarda queste sono i progetti per Rende. Grazie. Io riprendo la metafora del tempo per dire che, al di là di quello che c'è fuori, oggi è sicuramente una bella giornata, e se piove, possiamo dire piove governo Prato,
perché oggi possiamo dire che quella, quell'espressione del partenariato istituzionale, che magari sembra un po' politichese, sembra un po' da detti ai lavori, oggi si concretizza in maniera evidente. E io voglio ringraziare gli associati, al sindaco Chiudo, ai ringraziamenti alla regione e in particolare agli assessori Giacomo Mancini, Gentile, all'assessore Aiello che credo sia idealmente presente oggi, per il lavoro svolto. Anche io voglio ringraziare i tecnici che poi operativamente hanno lavorato in maniera pressante, Torino De Marco, il dottor Rudolfi, Luigi Zigno, perché in qualche modo hanno governato questa iniziativa portando a compimento tempi tali da consentirci di poter scrivere a Gian Antonio Stella e a Giusso e di dire togliete 30 milioni di euro dai fondi europei non spesi, perché ci sono tutte le premesse perché questa opera venga realizzata, queste opere vengano realizzate e che anche da questo territorio parta un messaggio che seppure subito è possibile spendere i fondi europei e farlo con opere qualificanti del territorio. L'utilizzo dei fondi europei non è solamente un fatto di tipo economico, è anche un fatto culturale, perché in qualche modo l'Europa con la messa a disposizione di questi fondi ci indica delle strategie di sviluppo dei territori, quello di lavorare insieme, di lavorare sinergicamente, di uscire fuori dagli schemi del campanile e di pensare in grande, pensare a città che abbiano una dimensione di gran lunga più ampia di quella dei propri dei comuni. E in qualche modo l'area urbana Cosenza rende ha bisogno di politiche di questo tipo, perché in qualche modo può dirsi già realizzata, i cittadini che sono spesso più avanti della politica hanno già metabolizzato questa idea di una città grande, di un territorio che si mette in rete e che disegna politiche di sviluppo. E come dire, cogliere questo tipo di sollecitazioni e metterle su carta, sui progetti e tra poco anche sulle pietre, credo che sia un motivo di soddisfazione un po' per tutti. In questo ovviamente c'è anche tutto il rimbombo del tema dello sviluppo delle politiche di area urbana tra le amministrazioni. Io credo che sicuramente oggi è una giornata storica, ma è una giornata che si inserisce all'interno di un processo che ha avuto altri sviluppi in questa direzione. Io ricordo il PSU, che ho voluto fortemente, anche se poi realizzato da amministrazioni successive, dalle amministrazioni di Cosenza e Vende, da Giacomo Mancini e da Sandro Principe, così come devo dire che in qualche modo Renzi ha dimostrato nel tempo la capacità di spendere i fondi europei, sempre puntando soprattutto su grandi opere, perché riteniamo che le opere strategiche non possano essere polverizzate e debbano puntare su un elemento principale di sviluppo. Con il PSU si è realizzata attraverso la realizzazione di Aldo Francesco e Carolina Principe, anch'esso in qualche modo, cioè non in qualche modo, anch'esso fortemente innervato nel processo di collegamento con la città di Cosenza, tant'è che rappresenta in qualche modo la parte successiva del viale del Piazza Mancini realizzato da Giacomo. Opere strategiche perché aprono gli sviluppi dei territori, perché come dire, se noi vediamo l'opera che sarà realizzata nel comune di Rente e la inquadriamo in un
contesto strategico di sviluppo dei territori, vediamo come si inserisca in quello che è la futura programmazione del territorio. Un lago, non so se questa è la prima slide, un lago, non un lago, un intervento di 15 milioni di euro definito da tre opere che sinergicamente si collegano l'una con l'altra. Un complesso sportivo acquatico in località Santa Chiara per un costo complessivo di quasi 10 milioni di euro, una organizzazione, ecco perché il raccordo con lo sviluppo dei territori, un'organizzazione funzionale infrastrutturale primaria e secondaria delle zone di espansione da parte del PAO, nel mare circostante, e la realizzazione di una serie di piste ciclabili, diciamo di contorno. È un'opera che io vorrei descrivere soprattutto come un'opera messa a disposizione di un territorio più vasto di quello del Comune di Reggio. Non a caso si realizza in qualche modo ai confini della città di Firenze, quindi in qualche modo un'opera che ha l'ambizione di essere unita da tutta la cittadinanza della questa grande area urbana che ha tutte le potenzialità per diventare una delle aree metropolitane più importanti del Mezzogiorno. La realizzazione di quest'opera avverrà per quanto riguarda la parte progettuale, noi abbiamo già definito il progetto preliminare e siamo pronti, aspettavamo appunto il via da parte della Regione per la definizione del progetto definitivo che avverrà diciamo al massimo entro la fine del mese di marzo, e il mese di marzo quindi sarà il momento in cui si potrà bandire l'appalto integrato che prevederà sia il progetto esecutivo che l'appalto dei lavori. Quindi riteniamo che ci siano tutte le condizioni per arrivare al mese di maggio, mese di giugno, con una definizione della parte, quindi l'assegnazione dell'appalto stesso e la posa della prima pietra, come si dice sicuramente. Una brevissima descrizione di quest'opera: un grande parco attrezzato di circa 21.000 metri quadrati che è previsto nell'area diciamo di inizio del via Francesco e Carolina Principe, diciamo subito dopo quella grande rotatoria che dà l'avvio al viale Francesco e Carolina Principe, immediatamente al corso del fiume Grati nella parte orientale e in prossimità, per cui si collega in qualche modo anche fisicamente all'area del parco Robinson, integrandolo con il quartiere Santa Chiara, già in previsione di crescita, come previsto dal piano regolatore, per come si ha molto di vedere nella parte destra della slide. Il disegno del complesso sportivo acquatico Santa Chiara copre nell'insieme un'estensione di circa 4,11 ettari, di cui 2 occupati dal lago artificiale e 2 da spazi urbani e verdi, dotati di servizio per il tempo libero, lo sport e lo sbarco. E come potete vedere, un'opera che prevalentemente diciamo in qualche modo anche apparentemente destinata al tempo libero, allo sport e allo svago, ma è un'opera che ha tanti altri elementi al proprio interno che riguardano sia l'aspetto della didattica, sia l'aspetto educativo, sia per esempio la presenza di una techno town che darà modo ai giovani di praticarsi anche per quello che è l'aspetto più strettamente tecnologico e quindi anche in qualche modo scientifico. È stato definito dai progettisti, che ringrazio, lo studio Capoleo Cavalli di Roma, con 4 espressioni: il parco dell'acqua, il parco della città, il parco delle persone e il parco della sostenibilità. Parco dell'acqua perché è costituito prevalentemente da un sistema di biopiscine
che sono rami interconnessi e reciprocamente dipendenti che seguono una logica di variabilità del paesaggio, creano un paesaggio tutto da scoprire e da vivere quotidianamente. C'è la parte balneabile con una spiaggetta che vedete in colore giallo, c'è la parte navigabile con alcuni piccoli pontini per piccole imbarcazioni, e vedete al centro del laghetto una passerella che consente di andare da una parte all'altra del lago, che al centro contiene una struttura verde, diciamo, trasparente, sostanzialmente trasparente, che è a supporto appunto della vetta. Poi c'è il lago depurativo e sul piano, c'è anche una biosostenibilità, perché si tratta di un lago che prevede anche una depurazione estremamente biosostenibile con una fitoepurazione, e che in qualche modo ha anche la funzione pragmatica e concreta anche di definire un sistema di regimentazione delle acque in tutta quell'area. È il parco della città, perché è uno spazio di connessione tra la realtà urbana e quella rurale, in grado di attuare una ricucitura attraverso le sue forme e le attività che si svolgono, con il sistema del verde, con i percorsi aerei, come ho detto prima, e a terra, bar, ristoranti, parco giochi, una spa, tutti quanti messi in collegamento con quella spiaggetta e con la parte del lago che potrà servire per la balneazione. Parte delle persone, come dicevo, perché è un luogo da scoprire, da vivere collettivamente, dove incontrarsi in un contesto legato al benessere, trovare anche piacevoli attività per l'intrattenimento, per imparare e per prendere cura di sé. C'è un centro benessere, un polo didattico tecnologico, come dicevo, con una sala polivalente, una tecnotown, studi di produzione audio e video, una piazza urbana, piste di pattinaggio, attività commerciali, bar, piazza polivalente, ristorante, aria aperta. In particolare la Tecnodam, come vedete, ha la funzione di essere messa a disposizione dei ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con 7 sale all'interno, nelle quali i giovani impareranno a interagire con una tecnologia sofisticata. Non voglio farla particolarmente lunga, andiamo all'altra slide, il campo della sostenibilità, perché tutta la struttura sarà realizzata in modo, come dire, ecosostenibile, con pannelli fotovoltaici, il lago depurativo e questa particolarità che non si vedranno tetti, perché i tetti avranno tutti quanti la struttura a giardino, e quindi anche da questo punto di vista con una particolare agevolezza. Poi gli spazi esterni, vedete qui la vista dal ristorante, che poi nella parte più lontana fa vedere la zona della spiaggetta e della parte del lago balneabile. Quindi si tratta di un'opera complessivamente intesa per essere messa a disposizione appunto di un territorio più vasto. Noi riteniamo che questo sia e potrà diventare un punto dei cittadini di tutta quest'area. Credo che possa essere anche l'avvio di una nuova stagione di interlocuzione tra le comunità, perché riteniamo che il discorso di interlocuzione sulla realizzazione di una grande area metropolitana sia la scommessa di questa consigliatura. Se questa è una parte del percorso, credo che la prossima fermata è quella della metropolitana leggera, come già hanno accennato gli assessori Mancini e Gentile, e credo che anche attraverso la velocissima definizione del percorso preliminare all'appalto della metropolitana leggera, sulla quale saremo noi amministrazione a pensare la regione perché in tempi brevi si arrivi all'appalto dell'opera, possa essere un altro tassello di ridisegno di questo territorio in funzione di quello che è il grande sogno mio, ma credo dei tanti cittadini,
di una città unica. Grazie. Grazie. Tra l'altro ci piace sottolineare che anche in occasione della conferenza della comunità leggera ha colpito la grandissima partecipazione con i tre cittadini. Sempre in teoria conferenza è stata, però a Cosenza c'è sempre una grandissima partecipazione in questa del grande interesse per queste voci. Prima delle domande dei colleghi, la parola al numero. Io ringrazio per l'invito, naturalmente ringrazio per la mia casa, per la sindaco di Cosenza, anche per ringraziare l'assessore regionale, in modo particolare l'onorevole Mancini, che ha dimostrato di tenerci questa mia modesta presenza stamattina alla presentazione del viso. E vedete, io sono un vecchio politico, non faccio parte del nuovismo, né di quello positivo, che c'è un nuovismo positivo e un nuovismo positivo. E quindi mi piace naturalmente la notizia, quindi l'attualità, quello che interessa il giornale, ma mi piace anche che un dovere culturale di tipo politica cercare di dire la verità. E se indubbiamente questa mia modesta presenza testimonia di una civiltà dei rapporti da chi oggi gestisce la regione e l'opposizione della quale il gruppo che io ho l'onore di presiedere è il gruppo più forte, se questo è un fatto di civiltà politica, io ritengo che ci sia un aspetto ancora più pregnante di civiltà politica nell'evento di oggi, perché normalmente quando si cambia gestione c'è un pezzo negativo un po' nel paese, ma soprattutto in Calabria, di smontare tutto quello che si è fatto in passato. E sia la metropolitana leggera sia il Tiso dimostrano che ogni tanto la Calabria sa essere più civile degli altri, perché la metropolitana è un lungo percorso delle amministrazioni dirette di Cosenza, ma anche, come Mancini e Gentile sanno, un punto di arrivo della vecchia amministrazione di centro-sinistra, perché si può ragioni finanziarie che tutti conosciamo, che la nuova amministrazione di centrodestra ha avuto il merito non di smontare, ma di riprendere e di portare di altro al continente. E anche il Viso fa parte di questa civiltà calabrese, perché il Viso è figlio della programmazione del comune di Cosenza, diretto all'epoca dal centro-sinistra, del comune diretto prima e ora dal centro-sinistra, che poi è stato approvato da una giunta di centro-sinistra alla regione e definito da una giunta di centro-destra. E se la verità la vogliamo dire tutte, io la voglio dire non per essere polemico, perché tra l'altro quando si è ospiti bisogna essere sereni nel modo più largo possibile. Se il Piso arriva a compimento oggi è perché giustamente l'amministrazione comunale di Cosenza ha ritenuto di cambiare quelli che erano i contenuti del Piso. Ma quanto a dire, non è polemica, per spiegare la tempistica ci porta ad oggi e non a ieri, perché l'amministrazione di Cosenza giustamente dal suo punto di vista ha ritenuto di cambiare i contenuti del Piso. Voglio dire, se per ipotesi la giunta del centro-sinistra avesse già previsto Piazza Pivoce e il Lungo Grade, siccome l'ente era già pronta con
il suo progetto di, del parco al parco, forse saremmo già al parco del Cristo. Questo per spiegare, questo per spiegare, no, questo per spiegare la verità delle, delle cose dal punto di vista temporale, perché trovo giusto non riconoscere che questa iniziativa è un'iniziativa che ha una storia, che parte dal rapporto della città di Cosenza, della città di Lenin, che è nato col PISO, con il PSU, perché il PISO è figlio del PSU. E il PISO era stato già definito dalla precedente amministrazione regionale, non ha avuto un seguito importante, perché ripeto, sottolineo giustamente, ognuno in casa propria dalle scelte che ritiene, comunque di Cosenza ha ritenuto di non realizzare l'auditorio per le ragioni che sono state spiegate e di fare altre cose. Detto questo, e chiudo, vorrei sottolineare un altro aspetto che mi pare che Cavalcanti ha detto molto bene, ma merita un'ulteriore sottolineatura. I fondi strutturali europei devono servire per risolvere problemi strategici, perché caro amico Gentile, proprio quest'area di Cosenza e Firenze evidenzia l'uso corretto e strategico dei fondi strutturali europei, non da ieri, perché non dimentichiamo che il Piano Mancini è stato realizzato da Giacomo Mancini con i fondi Urban, che erano fondi europei, quindi la strategicità di questi fondi, così come il completamento della territorio di rendere del Viale Parco realizzato in 18 mesi, il Viale Parco Francesco e Carolina è stato realizzato ricorrendo al principio di concentrare le risorse e di utilizzare le risorse europee per risolvere i problemi strategici. Io penso che quello che state facendo oggi è un fatto importante. Mi voglio fermare per un parco affettivo, se me lo consentite, per un momento sul parco acquatico. Lo ha detto bene il sindaco di Dente, è una scelta da area urbana, perché l'evento di oggi ci deve convincere che qualcuno di noi sbaglierebbe a chiudersi, come dire, nelle mura della propria città. Questa è una urbana che può diventare veramente un grande punto di riferimento anche economico tra Napoli e Catania. È l'unica urbana del mezzogiorno continentale dopo Napoli, naturalmente sulla direttrice Napoli-Reggio Calabria, che può avere un avvenire anche economico. Quindi guardare al di fuori del proprio territorio è un fatto di grande importanza. Vedete, questo parco al quarto, se noi lo aggiungiamo al parco Robinson, al parco Green, ai pezzi di territorio circostante che con il metodo suggerito dall'architetto Tudo, che io invito di tenere presente anche da parte degli amministratori di Rente, come il ripasso si potrebbero come dire, sistemare una serie di aree che sono circostanti. In quest'area urbana noi avremmo un parco di circa 25 ettari. Vi do un dato per parametrare questa situazione. Roma, le più grandi ville di Roma sono Noia Bambini, Villa Ada e Villa Borghese, tutte e tre insieme non arrivano a 400 ettari. Roma ha circa 3 milioni di abitanti. Noi siamo un'area urbana, pensando solo per un momento a rendere a Cosenza, che superiamo a stento i 100.000 abitanti, senza contare la Villa Vecchia, la Villa Nuova, il Parco Europa, le altre ville che ci sono, avremo al centro di quest'area urbana un parco di ben 25 ettari. Io penso che per tutte queste ragioni, la Calabria in generale, e quest'area urbana oggi stanno dimostrando non solo di avere cultura politica, di rispondere a una civiltà politica moderna,
che parla di continuità, di quanto cambiano i colori, di collaborazione, di visioni strategiche, ma anche stamattina un evento che può caratterizzare questa nostra città per avere delle caratteristiche veramente uniche, una grande diversità, grandi spazi verdi, grandi spazi e laboratori culturali che veramente possono dare all'Aiutare di Cosenza un punto di riferimento importante per il Cosenza. Ti ringrazio ancora di cuore. Grazie a voi. Allora, prima di un minuto, dobbiamo parlare al sindaco Chiudo. Intanto, io che condivido pienamente quando spesso la parola principe rispetto anche alla sua visione dell'Aiutare senza rete e anche alla indicazione che è stata data nell'ambito del piano di sviluppo urbano di destinare questa grande area a spazio verde, che è una struttura certamente di tipo comprensoriale e di tipo urbano. Quindi utilizziamo una cosa critica perfettamente, perché in passato abbiamo anche discusso, e da questo punto di vista credo che ci sia una condivisione piena, diciamo, rispetto a quella che è una visione, diciamo, della strategia urbana di Cosenza Rende. In particolare anche adesso, diciamo, questa indicazione fatta di riuscire a creare questo grande parco urbano, è un parco che sarà cercato a vantaggio di tutta la parte di decisione di Cosenza che io rappresento. Vorrei però aggiungere un ordine di verità, caro onorevole Principe, perché noi ci troviamo qui oggi, che ho detto prima l'onorevole Gentile, l'ho sottolineato, perché non tanto soltanto per un discorso di merito, quanto vuol dire c'era già, noi ovviamente siamo arrivati a discutere questa idea che è stata fatta dalla precedente amministrazione comunale, nella precedente consigliatura della vecchia giunta, di discutere questa scelta dell'auditorio dal punto di vista del merito e anche dell'ubicazione urbanistica, che quindi non è questo perché sarebbe troppo lungo, ma siamo qui anche perché dopo alcuni anni, e non è certo il corpo come esempio, che è andato avanti sul progetto di parco acquatico, per quanto riguarda il comune di Cosenza, infatti mi ricordo che il comune di Rende spesso richiamava questa eventualità di perdere i finanziamenti per conto del comune di Cosenza. Il comune di Cosenza si era arenato ad una scelta di un'area che non era di proprietà, lo sottolineo, che ancora non è di proprietà, perché adesso dobbiamo agire, si è definito, cioè, il passaggio tra la ferrovia e la Regione Calabria, e quindi ancora è della Regione Calabria, che presuppone poi, diciamo, questa. E non c'era neanche il progetto, perché non essendoci l'area, non essendoci le risorse, non essendoci finanziamento, non c'era neanche un progetto, perché c'era solo una gara, non c'era molto che neanche nel punto, e poi ci sarebbe avuto tutto il tempo per fare il progetto. Quindi, perché noi avremmo, dato i tempi ristretti, questo è per la nostra verità, e questo anche a scapito del comune di Rende, verso il finanziamento, perché i finanziamenti ci sono sempre, noi facciamo le coperte stampa, ci sono le risorse, però siamo andati, e questo non è certamente colpa della Regione Calabria, questo è colpa del comune, e non è colpa del comune di Rende, per la nostra verità. Quindi, allora, il grande così corpo la metropolitana leggera, che io ho sempre sottolineato, che il comune di Cosenza mai sta in questo periodo sviluppando la discussione per andare nel merito, cioè oggetto della qualità. Certamente il comune di Cosenza finanziamenti non ne perderà, questo anzi, noi lo abbiamo dimostrato che in pochi mesi, in 7 mesi, io devo dire, sottolineo, in un mese, nel primo mese di luglio, abbiamo fatto tutto l'iter che la scorsa amministrazione aveva fatto in 4 anni senza arrivare neanche alla fase di programmazione, cioè noi abbiamo fatto programmazione, abbiamo fatto progettazione, abbiamo fatto la conferenza di servizi con tutti in una volta, abbiamo fatto addirittura la validazione del progetto della procedura che sta facendo adesso con riguardo alla metropolitana, abbiamo preparato il disciplinare e la settimana prossima facciamo la parte. Quindi più veloci di questo, credo che anche nell'interesse del ciclo del comune di Cosenza, giusto volevo precisare che non è che il cambio ha prodotto un'accelerazione, ha prodotto probabilmente anche la non perdita del finanziamento, che non dipendeva da quello che è come. Grazie. 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 Però se qualcuno ha delle domande da porre, poi. Mi pare ci sono.
Grazie a tutti per la partecipazione. Ricordo un libro, se consentite.